Matteo Salvini è tornato all'Aquila dopo le elezioni per commentare il grandissimo risultato della Lega, che ha portato tra gli altri in regione il candidato assessore comunale Emanuele Imprudente. Grazie perché in queste settimane, ha detto Matteo Salvini, ho imparato tanto, mi sono portato a casa tante emozioni, tanti profumi, tanti problemi da risolvere. Così ha detto all'Aquila il ministro dell'Interno e leader della Lega. Mi aspetto una giunta di persone concrete che nasca in fretta, senza mezza riga sui giornali perché ci sono degli uffici da riaprire, degli armadi e delle finestre in cui far entrare aria aperta. Il passato è chiuso, chiudiamo con le polemiche del passato, non mi interessa chi c'era prima e cosa non ha fatto chi c'era prima, perché il responso l'hanno dato gli abruzzesi. Era curioso, io ieri sera ero a casa, non ho fatto mezza dichiarazione televisiva, le lasciamo fra gli altri. Mi fa piacere che però ci sia gente contenta, perché il cuor contento allarga i sorrisi, quindi se il PD anche in Abruzzo ha festeggiato il secondo posto, mi auguro che festeggi il secondo posto anche in tutte le altre regioni. Si è ritrovato con i militanti, con i simpatizzanti e con gli eletti a Palazzo Silone, sede della giunta regionale. Il voto abruzzese è per gli abruzzesi, ha detto. Non ci sarà nessun tipo di ripercussione nazionale, ha chiarito. E lo ha ribadito anche a Conte e Di Maio. A Roma c'è un lungo elenco di cose da fare. Nessuno userà l'Abruzzo per far polemiche. Ci sono 12 ore per festeggiare, ma sono già finite, ha spiegato il leader leghista. Matteo Salvini è venuto all'Aquila spessissimo durante la campagna elettorale. Alcune persone hanno fatto proprio un voto di opinione, erano convinte di votare per lui. Ora però, dopo l'Aquila, Matteo Salvini punta a Pescara. Il prossimo candidato dovrà essere della Lega, anzi il prossimo sindaco di Pescara sarà della Lega, ha detto. Così magari il decreto sicurezza, invece di contestarlo, lo applica, cosa che dovrebbe fare un sindaco. Attualmente il sindaco di Pescara, sostenuto dal centro-sinistra, è Marco Alessandrini. Marco Alessandrini è figlio del giudice Emilio, ucciso da un commando di prima linea a Milano il 29 gennaio 1979. A Pescara si voterà per le amministrative alla scadenza naturale nel prossimo maggio. I riferimenti al sindaco, il cui padre è stato ucciso da un commando appunto a Milano, ha scatenato anche questo qualche polemica.